Allo stadio della Vittoria va in scena la 27esima giornata del campionato di Serie D Girone F tra Tolentino e Chieti. Tolentino che arriva a questo match dopo il pareggio di settimana scorsa contro il Sinti Alba Longa con squalificati Moscati e Gori, infortunato Marcelli. Si presenta anche dopo una buona striscia di risultati utili consecutivi il Chieti che oggi vuole una vittoria per mantenere una posizione stabile nel centro della classifica. La prima occasione del match arriva all'ottavo minuto sui piedi di Pellecchi che dopo una buona percussione si accentra cercando una conclusione forte ma intercettata da Serra che devia il pallone in angolo. Dopo 7 minuti ancora pericoloso il Tolentino con un tentativo di rovesciata da parte di Vitiello che da distanza ravvicinata non riesce ad angolare il pallone tirando addosso a Serra che evita il vantaggio cremisi. Ancora Tolentino in avanti con un calcio piazzato sul quale si presenta Pellecchi che però tira debole fuori senza impensierire la porta del Chieti. Altra occasione al 27esimo per i cremisi con Vitiello che viene servito al limite dell'area tentando un tiro ad incrociare che esce però debole e Serra un'altra volta si salva. Iniziano ad affacciarsi in avanti anche gli ospiti con la conclusione di Masawood al 37esimo minuto da fuori area che finisce poco alta sopra la traversa di Gagliardini. Ancora in avanti il Chieti che al 43esimo minuto dopo una buona azione sulla fascia destra libera in area di rigore Mercuri che di testa non riesce a dare forza al pallone e Gagliardini in presa alta fa sua la sfera. Ultime due occasioni del primo tempo arrivano al 44esimo e al 49esimo entrambi capitati sui piedi di Masawood che ancora una volta da fuori prova ad impensierire la porta di Gagliardini prima con una conclusione che viene respinta dalla difesa e con un secondo tentativo che finisce alto sopra la traversa difesa da Gagliardini. Il primo tempo finisce così sul risultato di 0-0 dopo 4 minuti di recuperi concessi dall'arbitro. Inizia il secondo tempo con due sostituzioni per gli ospiti che fanno entrare Vaccaro e Bregasi al posto di Di Prisco e Paglia. Il vantaggio del Chieti arriva al quinto minuto di gioco dopo il cross di Spinelli che trova in area di rigore Mercuri che anticipa l'uscita di Gagliardini e insacca il pallone regalando il vantaggio agli ospiti. Ancora Mercuri al decimo minuto, un'altra occasione liberato da solo a tu per tu con Gagliardini, il numero 8 però questa volta non riesce ad angolare il pallone che viene quindi parato dall'estremo difensore dei cremisi. Altra occasione pericolosa con il colpo di testa di Spinelli che al 15esimo minuto della ripresa sul secondo palo non riesce ad insaccare il pallone in rete, pallone che finisce sull'esterno. Al 23esimo minuto, prima occasione del secondo tempo per i cremisi con una conclusione che finisce alta di Papaserio dopo la sponda di testa di Vitiello. Al 24esimo occasionissima per il Tolentino con Massarotti che viene pescato da solo in area di rigore, pallone che però viene angolato troppo e finisce alla destra della porta difesa da Serra. Dopo 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro finisce il match tra Tolentino e Chieti che vede gli ospiti vittoriosi per 1-0 sul campo dei cremisi che quindi arrestano la loro corsa dopo due risultati utili consecutivi. Tolentino che adesso dovrà ripartire dal prossimo match contro il Noteresco che vale come un'ultima spiaggia per tentare di arrivare alla zona play-out e sperare in una clamorosa salvezza.